Adesso attacca il Geraci. Attenzione, Keba controlla. Unione Sportiva Mazara 46 e Geraci. Pallone lungo, esce il portiere Barbagallo, ma insomma un'uscita un po' con le mani in avanti. Bel pallone tagliatissimo. Due però, stavolta perde l'attimo Ortiz, pallone in avanti per Andrade, attenzione, e arriva però, e arriva. Calcio di nessun fallo, però adesso si riprende. Pallone di Lima, bello, dice di no, e parte Sapienza che insomma tenta da lì un tiro davvero troppo pretenzioso. Unione Sportiva Mazara 46 con Locascio, buono il pallone per il colpo di testa di Ortiz, insieme al numero 7 Bonemasson. Pallone alto, non impensierisce per niente, per nulla. Keba è stata regalata, un autentico regalo per questo fallo laterale per il Geraci, che è ancora in avanti adesso in questi minuti. Colpo di testa del numero 3 Panebianco, che però commette fallo, troppa irruenza su Locascio. Rimessa laterale per l'Unione Sportiva Mazara 46 con Locascio, pallone lungo a cercare Ortiz di testa, e poi il numero 24 Galfano ci prova. E adesso arriva proprio il fischio, il duplice fischio dell'arbitro Mandracchia, che manda le squadre negli spogliatoi. Positivo. Unione Sportiva, attenzione! E il tiro di Lima! Ancora Lima! E il numero 5 del Geraci, Suarez in avanti a cercare Andrade, attenzione, Andrade si infila, Andrade tenta un tiro, però viene sporcato dalla deviazione di Galfano, che sembra che giochi un po' più avanti, però adesso attenzione, il Geraci e pallone. Giovagnoli impegna Keba con questo tiro. Attenzione, Barbero! E Iacobia invece insegue, attenzione! Attenzione, era scattato il numero in fuorigioco. Portarsi in avanti, adesso pallone per il numero 7, attenzione! E il numero 7 è Bonamasson, attenzione ancora! Colpo di testa del numero 2, Coco! Portare avanti la squadra, pallone in avanti, attenzione! Deviazione ancora a calcio d'angolo, perché c'è stata una deviazione. Adesso ancora Giardina. Pallone pericolosissimo e poi finisce in rete direttamente. E quindi quando siamo al 21esimo, Giardina portata in vantaggio Unione Sportiva Mazara 46. Ci è sembrato un'uscita alla Cannavaro, quella di Giardina, adesso tenta il suo pezzo forte, il tiro da lontano. Pallone pericolo e gol! No, no, sembrava, ci ha dato l'illusione del gol. Galfano, pallone indietro, è il numero 8, Petenon di testa, ma è il numero 7 Bonemasson ed è Keba a Panebianco, pallone al centro di Panebianco, ma Keba fa buona guardia, insomma. Vediamo, cross Iacobi per Cernienco, buona era l'occasione, e attenzione, e ancora uno secondo quello che è, pallone in avanti, attenzione col braccio, il numero 19.
con grande forza Gemme, pallone, fallo laterale e finisce qui la partita. Unione Sportiva Mazara 46-1, Geraci 0. Ha deciso al 21esimo del secondo tempo sul calcio d'angolo Gino Giardina.